arrivata a 40 anni, il meeting ha la maturità per potersi rimettere in qualche modo in discussione e poterlo fare con alcuni amici e compagni di percorso con i quali avere suggerimenti, spunti, suggestioni su come migliorare ancora di più non solo la comunicazione ma per certi aspetti anche il format. Mi hanno colpito tante relazioni. Il linguaggio che utilizza in comunicazione il meeting, che è un linguaggio molto, molto suggestivo, fascinoso. Quindi cercare anche di fronte a strumenti che spingono un po' a messaggi omologati, invece a costruire una comunicazione che abbia una sua fisionomia, un suo volto, no? Una sua dimensione. Aprire, far sì che il meeting non sia soltanto appannaggio di una filosofia, di un credo, di una credenza, ma il meeting sia un modo per imparare, per approfondire alcuni temi, indipendentemente dalla propria collocazione politica e religiosa. Il titolo del meeting è un titolo molto affascinante, no? Soprattutto per uno come me che è appassionato di storia dell'arte. Se si guarda alla grande storia dell'arte italiana si scopre come il tema del guardare sia un tema centrale, quel fissare, che fissavi che cosa, fissavi chi. E allora l'ipotesi che mi piaceva percorrere era restituire un valore di esperienza al tema del guardare. Quindi dare nomi è un gesto profondamente creativo, significa chiamare alla vita, no? Questo mi è molto piaciuto. Ma lo sguardo non è soltanto l'occhio che guarda, e stamattina è stato messo in evidenza, è anche il tatto, cioè è un insieme di sensi che tutti insieme guardano verso l'altro, verso l'altrove. L'idea dello sguardo e quindi gli occhi dove stiamo guardando è qualcosa che ha a che fare con la quotidianità di ciascuno di noi, quindi un tema estremamente attuale. Tutti noi abbiamo bisogno di essere guardati, no? Pensiamo solo ai migranti che arrivano, e sono soprattutto bisogno di essere guardati prima ancora di essere aiutati, e quindi far ripartire questa esperienza del guardare anche come bisogno di essere guardati. Siamo noi che dettiamo lo sguardo, ma è il desiderio di uno sguardo che si deposita su di noi, forse può sviluppare anche percorsi nuovi dal punto di vista delle forme comunicative. Mi ha colpito che ci siamo dati 20 minuti per ascoltare due meravigliosi valzer di Liszt al pianoforte. Che chi fa comunicazione deve imparare a stare di fronte alla bellezza, deve imparare a trovare quel punto in cui la realtà entra dentro di noi con tutto il suo fascino. Oggi penso che sia successo anche questo.